Ma abbiamo espresso da tempo un dissenso. Per quanto riguarda i sindaci del Sud, mi auguro che non protestino quelli che fanno magari 3 miliardi di euro di debiti, perché quelli che tolgono credibilità al Sud sono esattamente quelli che provocano, diciamo, immagini di malgoverno a livello nazionale. Detto questo, il recovery non ci soddisfa. La comunicazione che è stata data, che hanno destinato il 40% dei fondi al Sud, è una comunicazione mistificatoria. Nonostante l'impegno del Ministero per il Mezzogiorno, i risultati non sono accettabili. Che cosa hanno fatto? Hanno preso 20 miliardi di euro dei fondi sviluppo e coesione, cioè fondi già destinati al Mezzogiorno, e li hanno messi dentro il Recovery Plan. Questo significa che intanto ci hanno tolto 21 miliardi, raccontandoci che poi quando arrivano i fondi dell'Europa ci restituiscono i 21 miliardi. La mia opinione, la mia esperienza mi dicono che questi 21 miliardi noi non li vedremo più. Allora, continuiamo la nostra battaglia per avere davvero oltre il 40-45% dei fondi per il Mezzogiorno e nel frattempo prepariamoci alla sfida dell'efficienza, prepariamoci ad investire le risorse e non solo a lamentarci.